cavalli, lasciate in pace i cavalli, lasciate in pace i cavalli. Dovrebbe dare l'esempio di civiltà e di rispetto di tutti gli esseri viventi. Ciao ragazzi. No, no, devo loro. I semplici cittadini sono costretti a fare questa azione, che sono azioni non legittime perché non abbiamo preannunciato nulla alla questura, si chiama, infatti viene definito un blitz, ma lo facciamo perché questi cavalli non possono più continuare a essere sfruttati in questa maniera. Sono cavalli che vengono sfruttati a queste temperature, dentro, all'interno di una città di Roma piena di smog, con il traffico, i sanpietrini roventi, l'asfalto che c'è. Non è giusto, è immorale. Attualmente vengono classificate le botticelle come rientrano nell'autoservizio pubblico di trasporto non di linea, quindi vengono considerati dei veri e propri mezzi di trasporto. Quindi noi protestiamo, da quando abbiamo iniziato a protestare oltre 15 anni fa, i vetturini erano 47, quindi 47 licenze, adesso sono scesi a 17. Quindi questo fastidio, diciamo, ma in realtà protesta che stiamo facendo, ha portato anche dei risultati. E noi continueremo a combattere, a fare queste azioni fin quando l'ultimo vetturino rimane a circolare. Non hanno il posto, non emettono ricevute, non pagano le tasse, tutto sullo sfruttamento dei poveri cavalli. È una vergogna che si continua ancora a chiudere occhi nei confronti di questa categoria.